Signori, buongiorno e bentornati in un nuovo video di Minecraft. Oggi siamo qui nell'episodio 8 ed andremo a costruire finalmente una farm di cibo, perché ormai nel mondo sta scarseggiando. Vi ringrazio tantissimo per i 500 iscritti, lo so, li abbiamo raggiunti il 14 gennaio, ma questo video verrà caricato credo a inizio febbraio, quindi scusate. Faremo ovviamente la farm di polli, ovvero una delle farm più semplici in assoluto su Minecraft, che richiedono soprattutto pochissimi materiali. Infatti è meglio andare a preparare una chest, anzi un paio, perché ci serviranno per contenere tutto e anche per la farm. Quindi tre chest. Poi dobbiamo fare 4 hopper. Per fare 4 hopper saranno 20 di ferro, ma ci serviranno altrettante chest. Quindi 1, 2, 3, 4. E voilà, ecco i 4 hopper. La prossima cosa che ci servirà è un dispenser che si crafta con cobblestone, un arco e della redstone. Io la redstone non credo proprio di averla, tantomeno un arco, anche se in verità dovrei poterlo craftare. E si fa così. Mi servirebbe la redstone, mica perché la cobblestone ne ho a bizzeffe. Vabbè, andiamo a scavare della redstone. Ed eccoci qua. Ho sentito uno zombie. Salve. Ma va? Mi ha già rotto le palle, signora, lei. Perfetto. Tra l'altro abbiamo 60 livelli, che sono tantissimi. E potremmo utilizzarli per incantare qualcosa. Lì vedo altra redstone. Ne prendo parecchia perché ci servirà soprattutto per i repeater e gli altri pezzi di circuito. Infatti vado a prendere ancora quella lì sopra e poi basta, dovrebbe essere sufficiente. Perfetto, 31. Lì ci sono dei lapis in verità che attualmente non mi fanno schifo. Sì, ne abbiamo parecchi, però sai che io li prendo volentieri. No, è caduto. Oh, porca. Non ho preso danno? No, raga, non ho letteralmente preso danno. Ho preso mezzo cuore di danno. Come faccio ad aver preso? No, va bene così. Comunque avevo il totem, quindi in ogni caso. Eh beh, ora mi tocca risalire. Ma guarda te se mi tocca scendere in caverna per solo della redstone. Non c'è superficie qua? No. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta a salire. Torniamo al villaggio. No, 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 quella è la mia gunpowder. Non ti permettere a farla esplodere. Tirato una laggata. Bello come si vede il portale del Nether illuminato da qua. Questo pollo in verità mi servirà. Salve. No, ho lasciato la porta aperta. Scendiamo giù di sotto e andiamo a craftare un hopper. Ah no, è un dispenser, ho sbagliato, scusate. Ci serviranno poi 6 di redstone che abbiamo già, 10 di vetro, portiamone 16, un bucket di lava che giusto giusto mi capita qua, le slab. Ma sapete che le slab le facciamo esattamente... Non ho della pietra non cotta, no. Allora li facciamo normali. Poi dei blocchi da costruzione. E infine... Anzi no ragazzi, preferisco fare le slab quelle di pietra cucinata, sono più carine. E infine ci serviranno 2 repeater e un comparator. Direbbe... Come si dice repeater? Forse mi servono le... torce di redstone, comparator, te. Sì, mi sa che devo fare le torce di redstone, quindi così. Andiamo a vedere, eccolo qua. Il repeater è abbastanza semplice da fare, mi servirà solo della pietra cotta, quindi ne andiamo ad aggiungere qua. Con questa ci andiamo già a fare un repeater, mentre mi sa che per il comparator mi serve là il quarzo. Nel mentre che lì si mette a cuocere, noi andiamo a recuperare del quarzo. Porca di quella miseria, ma dovete sempre spawnarmi vicino. Sperando che non mi si distrugga spada o piccone prima della raccolta, ma non dovrebbero. Qui c'è già del quarzo, molto bene. Non dovrei rischiare troppo a raccogliere solo del quarzo, però non si sa mai. Ovviamente non ho spazio, ce n'è altro. Dovrebbero bastarmene 15. Eccoci qua nel mondo normale. Vediamo se adesso possiamo craftare un bellissimo comparator. Questo pezzetto schifoso lo mettiamo qua. Abbiamo tutto. E il comparator si fa... Ah, con 3 torce di redstone. Quindi ne avremo bisogno altre 2. Perché
Ovviamente non ho lasciato tre pezzi di cobblestone da cuocere che mi servono. Questo stick boh, lo lasceremo qui dentro. Ma sapete che mi è venuta voglia quest'oggi di mettere i miei finali piedini che abbiamo fatto l'altra volta? Perché sono stufo di andare in giro e cadere e prendere danno. Quindi bisognerebbe unire questi a questi. Protection. Ok. Uno. Il due non dovrebbe costare tantissimo, credo. 18. 22. Ovviamente li facciamo costare solo 18. E questi saranno i nostri piedini che ci accompagneranno per un bel po' di tempo. E ci danno anche un paio di tacchetti di armatura in più, per un totale di 8. Ora, abbiamo detto che per il comparator ci serve la terza torcia di redstone e la pietra cotta. Devo prenderne altra. Andiamo qua, la lasciamo. Vabbè, non volevo sprecare il carbone, ma niente. Andiamo qua, ecco il tagliapietra. Secondo me è meglio portarlo giù. Anche le due fornaci qua e la crafting, che sono un po' inutili. E lascerei... boh... è uguale, non lo so. Anzi, sapete che potremmo vedere che cosa scambia il villager con il toolsmith, no? Ah, quello brutto. Vabbè, vi lascio due fornaci qui se vorreste usarle. Però a noi servono 9 slab, quindi 8, facciamo 10. Qui abbiamo i blocchi in più che lasciamo. Ed ecco qua tutto l'occorrente. Andiamo su di sopra e cominciamo a creare la farm. È già notte? Sì, è già notte. Comunque la farm direi di piazzarla leggermente lontana da qua, così che non faccia troppo casino. Magari qua spianiamo. Ecco qua, almeno funzionerà a dovere e non sentiremo un rumore di polli infinito. Certo, il letto ce l'ho in cantina, eh. Aspettiamo le 10:27 dell'orario di Minecraft e in teoria tra pochi secondi dovremmo poter dormire, giusto? Ecco, io mi preparo il mio bel tutorial lì a destra, così possiamo fare la farm. Sembrava mi volessi attaccare. Sei mezzo matto tu, eh? Che è da guardare così, eh? Bene, cominciamo con un bel 2x1 e ci mettiamo la chest. Hopper di dietro, ovviamente così. Sopra dobbiamo mettere dispenser, slab. Magari qua sarebbe meglio metterci della terra perché sarebbe più normale da vedere. Qui togliamo queste. Poi dopo la slab dobbiamo mettere il comparatore dietro l'hopper. Scusate, dispenser, ogni volta mi confondo. Poi andiamo a mettere i due ripetitori, uno qua e uno qua. Prendiamo 6 di redstone e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi prendiamo questi qua e facciamo così da entrambe le parti. Il vetro lo andiamo a mettere invece davanti, mentre un altro hopper va sopra il dispenser e gli ultimi due dietro. Successivamente saliamo sopra la build e dovremmo mettere un blocco da supporto qua per poi circondare tutto di vetro. È già finito giù di sotto, un disastro. Si è già attivato il circuito, mannaggia. Ora ci rimettiamo qui, continuiamo a piazzare ciò che ci serve. Un blocco va anche qua. Andiamo a rimuovere questa, andiamo a rimuovere questa, si è già riattivato il coso, togliamo questo. Sopra tutti i pezzi di vetro andiamo a mettere le slab e all'interno dobbiamo mettere la lava. Ricordiamoci poi di chiudere subito. Poi dobbiamo andare a mettere un altro blocco qua ed è finita, signori. Bisogna solamente prendere dei polli e farli arrivare lì sopra. Il problema è prendere dei polli, perché farli arrivare qui sopra non dovrebbe essere così difficile. Quindi ci rivediamo quando avrò trovato dei polli. Eccoci qua, signori. Sono riuscito a portare 6 o 7 polli, adesso non ricordo quanti sono. Andiamo ad inserirli nella farm, sperando che entrino da soli. Dai. No, 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 venite su, bravo, bravo tu. Tu vai già dentro. E uno è dentro, perfetto. Poi portiamo gli altri, 2. No, no, venite su, perfetto, devi solo entrare. Qua nella farm, tanto tu non verrai ucciso, stai tranquillo. Voi che state qua sopra starete bene, tu anche andrai
qui dentro. No, io non dovevo entrare nella farm, però. Allora, cari amici, venite qua. Voi due potete stare tranquilli. Voi potete venire avanti e potete andare con i vostri amichetti. Niente, l'obiettivo, ragazzi, adesso è bridare tutti i polli. Avete visto che ho spazzato via tutta l'erba che c'era. Ho raccolto un po' di semi. E niente, basta far accoppiare i polli e aspettare che si moltiplichino, facciano uova e finiscano giù di sotto. Non ne abbiamo più. Ok, aspettiamo che abbiano fatto. Ora questa chest la lasciamo qui, ci mettiamo dentro questi. Per ora questi pezzi di terra non mi convincono, piuttosto farei delle scalette. Magari mettiamo una crafting dall'altra parte. Tengo da parte un po' di scale, così quando ho bisogno le uso. Come va qua? Voi state bene lì tranquilli, magari facciamo simmetrico, perché no, anche davanti. E la prima farm di oggi, perché questa è solo la prima che volevo fare, è già stata completata. Per fortuna qua non si sente il casino che fanno. Possiamo tornare a dormire e andiamo a fare la seconda farm. Ovviamente devo aspettare che tu diventi notte. Sono passati un po' di minuti e finalmente abbiamo cotto ciò che ci serviva. Perfetto, anche le cuffie scariche. Dicevo, abbiamo cotto tutto il necessario per la seconda farm, che sarà una farm di canne da zucchero, visto che non ho voglia di andare a raccoglierle ogni volta. Abbiamo bisogno di una slab di stone, 5 di cobblestone, un repeater, uno stacco e mezzo di blocchi, alle quali usate, 34 di vetro. Poi avete bisogno di due water bucket che andremo a prendere dopo. E infine due chest. Poi ci serviranno 16 canne da zucchero, che andiamo a prendere tra pochissimo, la sabbia, che direi ne abbondiamo, 17, poi un observer che non ho la minima idea di come si faccia, con del quarzo e la cobblestone. Ok, dove è finito il quarzo? Eccolo qua, e lo andiamo a mettere qua. Poi vi serviranno 16 pistoni, mamma mia, un po' tanti. Ne avremo bisogno di 16x3, 48 di legno, più, visto che sono 64 di cobblestone, poi ovviamente ferro e redstone, quindi così, così e così. E niente, questo è sufficiente. Devo dormire di nuovo, bene. Eccoci qua, andiamo a prendere le nostre 16 canne da zucchero e ovviamente un altro secchio d'acqua. La farm andiamo a farla vicino a quella, che tanto almeno abbiamo tutto assieme. Vediamo se possiamo bridare di nuovo i polli, che non hanno fatto uova. Sì, eccoli i pulcini lì sotto, appena cresceranno. Vabbè, avete capito che fine faranno appena crescono. Oh, tu... tu, 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 e tu, e tu. Ok, dovremmo aver fatto. Lì ci sono già, non dico, forse tre polli, ma va bene. Adesso ci mettiamo qui e andiamo a cominciare a fare la farm, magari spianando un po'. Mi sono un po' rotto le scatole, meglio se andiamo a incantare la pala. Voglio almeno un'efficienza 4. Efficienza 3, un po' poco. Efficienza 4 non ti chiedo molto. Ok, perfetto. Ah, che goduria. Cerchiamo di fare magari un po'. Segua il terreno. Magari così. Qua lasciamo solo l'isolotto dei polli. Andiamo ad arrotondare un pelo. Sento che stanno spawnando parecchi polli adesso. Quindi la farm dovrebbe funzionare abbastanza bene, credo. Qui abbiamo tutto il necessario. Possiamo andare a svuotarci giù di sotto. Magari facciamo così, portiamo via prima la cobblestone. Mentre qua sopra, terra. E non abbiamo più spazio per la terra. Allora faremo così. Andiamo a raccogliere il resto. Ma non è proprio rotondissimo. Ok.
Ma va bene così. Oh, il primo pollo è andato. Peccato che non ci sono più le ceste di Natale, però... Un giorno curerò quel villager. Però ora andiamo a fare la farm. Allora, cominciamo con le solite chest. Magari il buco lo facciamo un po' più qua. Solito hopper di dietro, che non ho voglia di prendere dall'inventario, quindi faremo. Non ho fatto gli hopper, siamo seri? Tanto non ne serve uno solo, quindi easy. Certo che se non mi ricordo il crafting... E così, poi 1 e 1, 2, andiamo a mettere la scala, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo a filo proprio, andiamo qua, forse mi conveniva farla girata, la rifacciamo girata dall'altra parte. È già ora di tornare a dormire, ma torneremo dopo. Quindi rifacciamo tutto. 1, 2, 3. Questi qui e qui. Questa. 8 blocchi. Poi 1, 2, 3. Poi torniamo fino all'hopper, che dovrebbe essere lì. Ho già sbagliato. Va tutto spostato di uno. Devo andare piano con la costruzione delle farm, perché già vado di fretta di mio. Poi non so farle. Andiamo a dormire. Ho visto un creeper? No. Comunque andiamo a prendere la sabbia e la mettiamo qua. Poi andremo a mettere l'acqua qua e credo che dovremmo fare la cosa specchiata dall'altra parte. Perfetto. Ovviamente l'acqua andrete a riprenderla se l'avete bisogno. E magari andiamo anche a posare il secchio. Andiamo a vedere se i nostri amici polli si possono già rifare. Bene. E andiamo a fare il secondo strato. Facciamo così. Andiamo a mettere i pistoni sopra. Poi mettete un blocco in mezzo qua e gli altri 8 qua. Poi andiamo a finire questa parte qui, così. E ci mettiamo l'observer. Andiamo a chiudere sopra i pistoni. Poi torniamo da questa parte. Prendiamo la redstone e la andiamo a posizionare su più o meno tutto il cornicione. Successivamente andiamo a mettere tutta la redstone e puntualmente me ne manca, però mi sa che prima bisogna mettere un repeater qua per allungare e ci manca la della redstone per finire fino qua, quindi vado a prenderne altra. Ok, così dovrebbe essere più che sufficiente, anzi ne ho anche una di troppo. E andiamo a chiudere tipo bene, ora facciamo un blocco scala, un blocco scala e chiudiamo tutto andando a fare una roba del genere. Poi dovete prendere il vetro e disporlo a file di due qua. Ora potete prendere tutte le sugar. Dove sono finite le sugar cane? Vuoi dire che le ho rimesse nel magazzino letteralmente? Cioè che non le ho mai prese e le ho messe nel magazzino per errore. Eh sì, ce n'è 27. Prendiamo tutto, risaliamo qua e le mettiamo dappertutto tranne che al centro. Anche perché non si può. E niente, la farm è letteralmente finita così, signori. Potete ovviamente aggiungere blocchi sopra per proteggere, ma non sarebbero tanto. Quindi basta. Questa scala, boh, mi è rimasta anche questo blocco, quindi non so dove utilizzarli. E li andremo ad utilizzare per abbellire tipo così, proprio random. Adesso in teoria se io piazzo un blocco qua, poi funziona bene. Comunque signori, la farm è finita, mi sono ricordato, non dovete coprire sopra, scusate, o solo con il vetro potete farlo perché sennò le canne da zucchero non cresceranno. Andiamo a posizionare tutta sta roba di sotto, se no mi chiudo fuori. Qui cobblestone qua dentro, ho finito il legno, dovrei farmarne un po'. La redstone me ne è rimasto uno solo. Ho dell'oro, sì, abbiamo un bel po' di oro, però non lo usiamo, non lo usiamo, lo teniamo. Abbiamo piuttosto parecchi smeraldi, quindi potrei anche... Intanto vorrevo vedere se riesco... Questi due pezzi di armatura sono pronti, questo anche. A questo punto abbiamo uno Swift Sneak, non l'ho ancora messo, allora sfrutteremo i livelli che mi rimangono per inciantare gli ultimi pezzi. Mi sa che questo anvil si romperà tra poco. 13, mending costa un po'. Esatto, si è rotta l'anvil, quindi ne andiamo a fare anche un'altra nuova, con 31 di ferro mi sembra. Questi pantaloni li rimettiamo qua, ci rimettiamo i piedini che stavolta sono pronti e andiamo a fare un'anvil nuova.
Nel mentre ho pensato, prendiamo gli smeraldi e potenziamo questo villager. Ci basta in verità l'iron, quindi prendiamo l'iron. Dovrei avere in quantità parecchia, però non vorrei usarne troppo, quindi cerchiamo solo di portarlo al livello successivo. Si è updateato? Ah no, mancava un pezzettino. Livello smeraldo, e ci dà in verità niente di interessante, perché il weapon smith non dovrebbe dare anche le armature. Sa che ho beccato quello smonco che non scambia le armature. No, giusto, mi servivano i diamanti, non gli smeraldi. Prendiamo 11, andranno abbastanza. 1, 2, 3. Ehi, trasformati. Ah, manca ancora. Livello diamante. Mi dai veramente una spada con sharpness? Gli scambi più inutili del pianeta, sto coso. Fa niente, può capitare. Invece tu scambi il nostro bel mending. Quindi bravo villager. Li mettiamo via i diamanti, gli smeraldi. Andiamo a dormire e poi andiamo per l'ultima volta dai nostri amici polli per vedere, uno, se possiamo blindarli ancora, e due, se hanno iniziato a farmare. Allora, siete già parecchi. Oh, uno a te, uno a te, uno a te. Ho sentito qualcuno bruciare. Venite. Andiamo tutto l'XP, ok. Ok, due pezzetti di pollo, sono un po' pochetti, eh. Però va bene, bene, perché tanto dovete crescere. Guarda che carini lì sotto. Qualcosa mi dice che sarebbe ora di farmare un po' e di farci una spada nuova, ma lo faremo nel prossimo episodio, perché nel prossimo episodio ho progettato di migliorare la nostra armatura e forse di andare a cercare un materiale molto prezioso. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, vi ringrazio ancora per i 500 iscritti e ciao. Porca puttana infame, volevi uccidermi chiudendo l'episodio? Eh? Non vedi te questo.